insieme ad Antonio Maglie ho scritto un libro, Il lavoratore ritrovato, per parlare della crisi economica e sociale, del sindacato e della classe operaia in cerca di identità, prendendo lo spunto da un libro del professor Gallino che affronta i problemi se esiste oggi ancora o no una classe operaia. Antonio, tanto sport l'abbiamo detto, ma insomma non solo sport, perché oggi parliamo anche di questo libro. Antonio Maglie, insieme a Giorgio Benvenuto, che scrivono Il lavoratore ritrovato, la crisi, il sindacato, la classe in cerca di identità. A parte che ogni volta che cito Benvenuto mi viene in mente quella storica triplice, la Macarrini, sì, Benvenuto, sembra un po', no, la Macarrini e Benvenuto, sembra un po' Zoff Scirea Ruzzi. Sono stati grandi anni, esatto, del sindacato italiano. La classe in cerca di identità, Antonio. Sì. Sì, allora il lavoratore ritrovato è un auspicio, perché il lavoratore al momento è disperso. Con Giorgio abbiamo fatto una riflessione ed è nato questo libro che lo edita la Fondazione Bruno Buozzi, che è la fondazione presieduta da Giorgio. Perché il lavoro è uscito dalle agende politiche? Non si parla più dei lavoratori, i lavoratori sono scomparsi, non esiste più, è come se noi tutti... Thank you.